tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Sì, anche oggi facciamo un haul dal sito Shein. Lo so che praticamente sto comprando solo da questo sito, ma è veramente pieno, continuano a uscire novità e io sono troppo curiosa. E quindi ho deciso di continuare ad acquistare da loro. Volevo premettere, perché in tanti me lo avete chiesto, e ci sono stati diversi problemi con le spedizioni in questo periodo. Praticamente questo pacco io l'ho ordinato il 22 maggio e mi è arrivato il 18 giugno, quindi ci ha messo quasi un mese. Quando andate a vedere il tracking del pacco, da me era rimasto fermo su in viaggio per l'Italia per tipo 2 settimane e dicevo ma tanto se in viaggio per l'Italia arriverà in Italia, non arrivava mai. A un certo punto un attimo mi sono scoraggiata, però mi è arrivata un'email da loro che diceva che appunto c'erano stati dei problemi, quindi che questo ordine in particolare, perché io ne avevo fatti anche altri, questo ordine era in ritardo e quindi è arrivato in ritardo, però è arrivato. Quindi se vi è successa la stessa cosa, se state aspettando dei pacchi che non si vedono, insomma, sappiate che arriveranno, però alle volte c'è qualche problema. Mentre altri ordini che ho fatto hanno richiesto 10-12 giorni ad arrivare, infatti il video che ho messo prima di questo, e forse anche quello prima, avevano impiegato 12 giorni ad arrivare e quindi li avevo ordinati dopo questo, ma sono arrivati prima. Quindi, niente, volevo dirvi questa cosa. Prima di partire con lo spacchettamento, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella così sarete sempre aggiornati quando pubblico un nuovo video. E ovviamente se questo tipo di video vi piace, lasciatemi un like così aiutate a supportare il mio canale. Ultimamente sto facendo veramente solo video di Shein, però non sono video in collaborazione, cioè magari collaborassi con loro in futuro sarei molto contenta, però ho comprato tutto con i miei soldi, quindi non è una collaborazione, non mi pagano per dirvi nulla. Vi do la mia sincera opinione sui capi e spero vi possa essere utile, quindi. Partiamo con lo spacchettamento. Allora, ho preso una tutina. Allora, questa mi piaceva tantissimo nella foto, spero sia altrettanto bella anche dal vivo, perché ho ripreso questo colore verde, che però questa volta è un po' più scuro, come piace a me. Ed è una tutina semplicissima, col pantaloncino, proprio semplice semplice, l'elastico in vita e le maniche a sbuffo, cioè a sbuffo, le maniche con i volant, e dietro ha un bottoncino per chiuderla, così, quindi proprio semplicissima. A occhio mi sembra un po' corta, nel senso che è quasi come se fosse una maglia, non so se rende l'idea. Vediamo com'è. Il tessuto non mi dispiace, non è super super morbido come altre tutine che ho preso. Rimane un pochino più... meno di qualità, si vede un po' che non è proprio il massimo. Però mi sembra molto fresca. Ha anche il suo laccettino che si dovrebbe legare in vita e bisogna fare un fiocchetto in vita, quindi andiamo a provarla. Allora, vi parla la me con 3 giorni di mare in più, quindi se mi vedete abbronzata, diciamo, e anche magari con segni di costume eccetera, sappiate che questa parte del video l'ho registrata dopo perché non riuscivo a registrarla nello stesso momento. Nel frattempo sono andata al mare e quindi mi sono abbronzata un pochino, quel poco che basta, quindi probabilmente mi vedete diversa, infatti cioè sono proprio diversa rispetto allo spacchettamento perché appunto questa parte l'ho registrata dopo. Allora, questa è la tutina, bellissima, cioè veramente molto 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 carina. Il tessuto è leggero, è fatta bene, cioè mi sembra veramente ben fatta. Qui dietro ha il bottoncino, quindi semplicissima, la infilate dei piedi, dovete infilare le maniche, che vabbè è sempre un pochino difficile, però si riesce, e poi chiudete il bottoncino. La parte del pantalone non l'avrei preferito un po' più lungo, perché se vedete è proprio corto corto e la tutina tende ad alzarsi perché ha l'elastico, quindi è come se fosse una maglia lunga. Forse se avessero fatto il pantaloncino leggermente più lungo sarebbe stata proprio più proporzionata, diciamo. La parte sopra è perfetta, il pantaloncino lo vedo un po' strano, però la userò sicuramente perché cioè, comunque mi piace tantissimo anche il colore, quello assolutamente. Avrei solo preferito che il pantaloncino fosse fatto un po' meglio, vabbè. Poi il secondo capo che ho preso è una camicetta, questa qui, con praticamente c'ha questi 2 laccettini per fare il fiocco in vita, quindi una camicetta che rimane corta e ha le maniche che si possono arrotolare, stavo provando ad arrotolarle, ma altrimenti sono lunghe, semplicissime. Io ovviamente le preferisco arrotolate, però poi decidete voi. Allora, vi faccio vedere il tessuto perché sinceramente non mi piace molto. Allora, dovrebbe essere un effetto tipo lino, che in teoria mi piace molto, ma rimane veramente ruvido,
secondo me pizzica addosso, non è che mi piaccia proprio tanto. Cioè, se fosse stato morbido sarebbe stato molto più carino, però sinceramente non mi piace tanto la qualità, perché è un tessuto molto, molto rigido, un po'... sembra quasi di carta, non so come spiegarvelo. Non è quello che mi aspettavo, insomma. Comunque adesso la provo e vi faccio vedere com'è. Allora, non mi piace questa camicia, vi dico il motivo, perché in realtà vederla così non sembra niente di male, vabbè, stropicciata e poi non sono in grado di fare un fiocco. Potete anche lasciarlo magari un pochino più blando. Comunque, non sarebbe tanto questo il problema. Più che altro ha un tessuto che è veramente terribile, cioè vi fa un caldo pazzesco, poi vabbè, adesso è anche caldo proprio, ma è un tessuto duro, io non so se riesco a farvi capire la trama, sembra di carta, cioè è tipo, è duro, non mi piace, sì, come mi sembrava, esattamente così addosso è scomodo, cioè mi pizzica. È fastidioso, non è, perlomeno per me non è un tessuto che riesco a portare. Poi, non so, magari ad altri non dà fastidio, però io sinceramente sono molto sensibile ai tessuti, anche ad esempio la lana, le cose ricamate, mi danno fastidio. Questo non mi piace. Ho preso altre maglie che avevano un tessuto simile, però rimaneva comunque più morbido. Invece questo non mi fa impazzire. Allora, questo sarà un haul un po' strano, perché non ho preso vestitini, gonne, eccetera, però ho deciso di testare diversi pantaloncini, perché non li avevo praticamente mai comprati da loro, questi che vi farò vedere. Quindi ci saranno molti pantaloncini, però ho deciso di fare un haul un po' diverso dal solito. Quindi il primo che ho preso è questo qua. Sembra più marrone dal video, in realtà è tipo verde militare, vediamo se qua rende meglio. No, non so perché sembrino marroni. Comunque sono dei pantaloncini a vita alta con l'elastico e questi volant davanti. Dietro sono così, semplicissimi. La cosa che mi piace è che hanno appunto questa fascia qui davanti che li fa sembrare una gonna. Quindi diciamo non sembrano più un pantaloncino, ma è un pantaloncino gonna. E mi piace molto l'effetto. Adesso ovviamente sono super sgualciti, quindi non saranno proprio bellissimi da vedere. Adesso proviamo a indossarli, vediamo che effetto fanno. Spero mi vadano, perché sono veramente carini, cioè mi piacciono molto. Allora, il tessuto anche in questo caso è un effetto tipo lino, è leggermente più morbido rispetto alla camicia che ho visto prima. Speriamo bene, adesso li provo. Allora, pantaloncino gonna, perché come vedete sotto è un pantaloncino, mi piace tantissimo. In video sembra più marrone, o almeno, cioè dal vivo è un verde militare, non è così marrone. Comunque, questo è il pantaloncino gonna, non so come definirlo, ma comunque un pantaloncino. In vita è perfetto. Adesso su ho questa canotta che avevo preso in un altro haul, che lo stesso ho trovato bellissimo, mi piace tantissimo. Comunque il pantaloncino è comodo, veramente. Adesso è stropicciato, quindi una volta che è stirato sicuramente fa un effetto diverso. Adesso è un pochino strano così, però è stropicciato, quindi... vabbè, ci può stare. Poi ho preso due pantaloncini di due colori diversi, ma dello stesso modello. Uno è questo, arancione, che già vedo che secondo me sarà super rigido. Ho preso la S e mi sa che c'era anche l'XS, non ricordo. Ah, anche ovviamente degli altri capi ho preso sempre la S. Mi sembrano stretti, come quelli che avevo comprato in un altro haul, che avevano sempre la scrittina qui, però questi mi piacevano perché erano arancioni. Volevo riprovare un modello simile, ma evidentemente anche qui la S è veramente stretta, perché la sento rigida. Quindi con questo tipo di pantalone, che è un effetto felpatino, vi consiglio di prendere sempre una taglia in più, perché ho visto che è già il secondo modello uguale e sono stretti, sono super rigidi. Quindi immagino che con questo tipo di tessuto felpatino si debba scegliere una taglia in più. Io li ho presi anche in grigio, adesso ve li faccio vedere. Stessa cosa, ho preso sempre una S, li sento un po' rigidi, vediamo se... che poi mi sembrano meno rigidi. Infatti ho preso una S di entrambi, ma come vedete questo è più largo. Vabbè, magari questi mi vanno, comunque penso che la M sia
sarebbe stata la scelta migliore, vi consiglio di prendere una taglia in più. Io ancora non li ho provati, ma sono quasi sicura che mi staranno stretti. Allora, ha l'elastico che va abbastanza bene, pensavo fosse più stretto, però non mi fa impazzire come mi sta su di me. Poi magari, cioè, nel senso, può essere che a qualcun altro sta benissimo. Magari avrei dovuto prendere la taglia M. Sicuramente se avessi preso la M in vita sarebbe stato un po' più larghino, che comunque non è scomodo, non è stretto stretto. Penso che invece quell'arancione sia un po' più stretto, quindi adesso provo quello, perché a occhio non mi sembrano uguali, anche se sono la stessa taglia. Allora, come pensavo, questi arancioni sono più stretti, la taglia è la stessa, però sono più stretti. Cioè, non si nota molto, ma mi stanno tirando parecchio, cioè l'accetto neanche lo userei perché non si muovono di una virgola. Mi sembrano in generale più tirati e mi dispiace perché il colore mi piaceva molto. In realtà non è acceso come si vede in video, è un pochino più tenue. Però mi piacevano tanto, ma sinceramente io se li sento stretti addosso non riesco a metterli, quindi non credo che li metterò, probabilmente farò un riso. Vi consiglio di prendere almeno una taglia in più, dipende quanto li volete comodi, se no anche due, tanto alla fine l'elastico è bello tosto, quindi anche se avete la S prendete la L, sicuramente vi stanno e potete stringere l'accetto. Io personalmente farei così, poi ovviamente vedete voi. Altro pantaloncino, come vi dicevo, li ho voluti prendere viola, perché, cioè, come vedete io amo il viola, questo è un colore diverso, però bellissimi, cioè il colore è stupendo. Anche questi mi sembrano tirati, forse un po' meno degli altri, però direi che ufficialmente devo prendere la M per star comoda, però vediamo come sono. Mi sembrano sinceramente un pochino striminziti, li vedo un po' corti, cioè vabbè che li posso usare anche per stare in casa come pigiama, mi piaceva troppo il colore, però credo che la S sia un po' stretta anche qui, non lo so, speriamo. Anche questi purtroppo non mi piacciono, sono abbastanza stretti, anche qui avrei potuto prendere una taglia in più. Ma più che altro quello che non mi piace è che, a parte che a me piace portarli a vita alta, questi sicuramente a vita alta non è il caso di portarli perché sono proprio cortissimi, anche tenendoli a vita, diciamo, medio-bassa, cioè comunque sono molto molto striminziti, cioè si possono usare in casa o per dormire e alla fine sono anche comodi perché il tessuto è molto morbido, devo dire, mi piace tanto, però non lo so. Altro pantaloncino e poi abbiamo finito con i pantaloncini. Ho preso questi qui grigi, anche questi non mi convincono. Questi con la riga di fianco mi sembravano invece un tessuto un po' più felpato, ma a occhio, bah, sono un po' leggerini. Cioè è un po' un tessuto non tanto morbido. Questo wool non è che sta andando proprio bene. Non è un tessuto molto morbido, non sono male. Ho preso sempre una taglia S, se non sbaglio, sì, sempre una taglia S, però mi sembrano un po' larghi, cioè larghi nelle gambe, mi sembrano un pochino largoni. In vita forse questi vanno meglio perché li sento un po' più morbidi, vediamo. Allora, questo è il pantaloncino, sinceramente me lo aspettavo un po' più di qualità, dà l'idea di non essere proprio una tuta super di qualità, adesso cerco di farvi capire, ha un tessuto molto leggerino. In vita è perfetto, non mi dà nessun problema, cioè sicuramente la terrò più che altro per stare in casa, però insomma per uscire non... no. È cucito bene, però il tessuto è un po' economico, cioè si vede che è un pantaloncino che costa poco. Infine, come non provare a prendere dei costumi, ho preso 3 costumi, però 2 sono dei top e 1 è soltanto la parte sotto. Parto dalla parte sotto, ho preso praticamente un set con 2 slip, di cui uno ha i laccetti ed è un po' sgambato, o almeno dovrebbe esserlo. In questo color verde bosco, non so, non riesco mai a definirvi il verde, anche perché dalla videocamera è molto diverso dal vivo, rispetto a quello che vedo dal vivo. Però sì, diciamo che è un verde bosco. E appunto l'altro modello è uno slip più semplice. Sinceramente pensavo che fosse sgambato anche questo, ma a quanto pare no, perché dietro, cioè vabbè, è un po' sgambato nel senso che va all'insù, però dietro non è scavato e a me questi modelli non piacciono, quindi già questo so che è bocciato, invece quello con l'accetti potrebbe piacermi. Se dovete fare un reso non togliete l'etichetta, è un po' scomodo provarli con l'etichetta, però non la togliete, cercate di capire com'è il modello lasciando l'etichetta, così potete fare il reso tranquillamente. Questo è il sotto, diciamo, a mutanda, slip, che pensavo fosse più scavato, in realtà non mi piace nei due, vi faccio vedere dietro com'è.
è molto a slip, sinceramente è un modello che io non porto, quindi per me è inutile. Adesso vi faccio vedere anche l'altro, che invece ha i laccetti ed è un pochino più scavato. Questo è il modello con i laccetti e mi piace di più rispetto all'altro. È ovviamente un pochino più scavato, mi piace questo e l'altro non mi fa impazzire, quindi niente. Questo è ok. Ho preso questo slip di questo colore perché avevo visto questo modello di top. Oddio, questo. Che ha tutte le macchiettine così sfumate, sempre sul verde. Quindi ho detto, bellissimo, ci sta proprio alla perfezione che abbino lo slip verde con questo, che ha proprio lo stesso colore. Sono un po' interdetta perché, allora, lo sto guardando. Allora, praticamente questa parte è cucita al contrario. Se vedete, appunto, qua davanti la parte davanti va su bene. Poi inizia a girarsi. Penso che sia stato cucito al contrario, perché questo doveva essere così. E allora a questo punto sarebbe andato bene. Mentre questo è cucito bene. Perché infatti questo è dal verso giusto. E dietro si allaccia col fiocchetto, ma... visto che ha già questo difetto, penso che non andrà bene. Tra l'altro lo vedo un pochino largo, adesso vediamo com'è indossato, ma sinceramente non mi convince tanto. Allora, questo è il pezzo di sopra, che appunto è solo lui. Come vedevo, aprendolo, è tutto girato, non si riesce veramente, cioè è cucito male, quindi è impossibile sistemarlo. Io probabilmente sono stata sfortunata, quindi se lo acquistate... non dovrebbe esserci questo problema. Dietro si chiude così. Proprio il modello non mi piace perché le maniche tendono a scendere, quindi secondo me questa cosa non ha senso. E magari se fosse stato incrociato dietro sarebbe rimasto fermo. Poi vabbè, è cucito male, eccetera, però è un modello che su di me non sta bene. Probabilmente a chi ha le spalle un po' più larghine forse riesce a stare su meglio. Peccato, perché il colore è bellissimo. Ultimo, ma non meno importante, perché era il più bello tra quelli che ho scelto. Nel senso che proprio ero partita cercando questo tipo di sopra, di pezzo sopra. Allora, ho preso questo qua con una fantasia tipo così, con i fiori, le bacche, non so per quale motivo, non chiedetemelo, ma mi piaceva un sacco il colore e pensavo in realtà di poter abbinare anche questo allo slip verde, però mi rendo conto che non è proprio lo stesso verde, forse ci sta, ma forse sarebbe meglio metterlo con uno slip nero oppure color salvia, non lo so, in qualche modo lo abbinerò un sotto, se mi sta ovviamente. Questo dovrebbe, spero, stare bene, perché... i due triangoli al centro sono incrociati e questa cosa, e siccome ho visto anche molti altri top di bikini, di Shein, che hanno le coppe molto larghe e tendono sempre a muoversi troppo, in questo caso sono incrociate nel mezzo, quindi dovrebbero andare meglio, spero. Dietro si incrociano e vanno a legarsi a intreccio nella parte dietro così, quindi sono già incrociate. Quindi poi dovete soltanto infilarlo e regolare l'incrocio dietro. Ha sempre l'imbottitura. Sinceramente questo mi piace molto, mi sembra anche fatto abbastanza bene. Ha una cucitura qui che non è proprio perfetta. Speriamo non si scuccia. Comunque come modello mi piace. A occhio mi sembra che possa andare bene, speriamo. Adesso lo provo. Allora, questo modello mi piace veramente tanto. Ha una forma che secondo me su di me sta bene, non mi dà nessun problema. Nel retro è... intrecciato, non è super semplice la prima volta da sistemare, però una volta che avete definito, diciamo, quanto volete tirare i laccetti, fate il nodo, poi lo potete rinfilare dalla testa. La fantasia mi piace veramente tanto. Io l'avevo pensato per indossarlo appunto con lo slip verde, però mi sono resa conto che il colore del verde è diverso, quindi non lo so. Però il top veramente è carino, mi piace tantissimo. Ha le coppe imbottite dentro, quindi cioè non gli manca nulla, secondo me è fatto bene ed è molto bello, quindi questo ho provato. Quindi questi erano tutti i capi del mio haul. Devo dire che non sono soddisfatta, questa volta l'haul è andato proprio male, perché a parte il sopra del costume con le foglioline e il pantaloncino verde militare e la tutina più o meno, che diciamo non è proprio il top, però non mi dispiace, le altre cose non mi piacciono proprio, cioè non è andata bene. Lo slip verde, diciamo, più o meno potrebbe anche andare, però tutto il resto secondo me
non è andato bene. Ovviamente ho sbagliato anche io con le taglie, potevo immaginarmelo che avrei dovuto prendere una taglia in più nei pantaloncini, però guardando più o meno i riferimenti, di solito io la S, cioè ho la S di solito, quindi ho provato così. Evidentemente non era la taglia giusta. Volevo anche dirvi che ho fatto il reso finalmente. C'erano delle cosine che avevo tenuto fuori dagli altri haul proprio per fare un reso, ed erano tre pacchetti separati. Quando fate il reso dovete fare il reso di ogni ordine, quindi se ad esempio avete in un ordine 6 capi e volete fare il reso di 3 capi, dovete fare il reso di quei 3 capi insieme nell'ordine, cioè potete farli anche separatamente ma pagate di più, comunque potete farli insieme in quell'ordine. Se avete 2 ordini non potete fare un unico reso ma dovete farne 2 separati, ed è semplicissimo. Praticamente voi dovete andare sul sito nella sezione degli ordini e vi appare di fianco all'ordine restituire articoli. Voi cliccate lì, potete selezionare gli articoli di cui dovete fare il reso, cliccate sulla motivazione, cioè ad esempio ho sbagliato taglia, oppure c'è un errore, danneggiato, non va bene, non veste come era magari nell'immagine, insomma una serie di motivazioni, scegliete la motivazione e poi quando avete selezionato i capi che volete rendere, andate sotto e fate appunto effetto il reso, una cosa del genere, adesso non me lo ricordo benissimo, ma comunque è molto molto semplice veramente. Quando effettuate il reso poi nella finestra vi chiederà anche se volete che l'importo venga accreditato direttamente sulla carta che voi avete utilizzato per fare il reso, oppure se volete che i soldi vengano messi nel portafoglio Shein, quindi quelli li potete riutilizzare poi per fare un altro ordine, ve li accreditano direttamente. Magari è più veloce perché appena accettano il reso ve li mettono subito nel conto, mentre magari mettendoveli nella carta ci può volere qualche giorno in più perché devono fare, non so, l'accredito, il bonifico, quello che è. Una volta che avete cliccato per fare il reso, il sito vi invierà tramite email l'etichetta di reso, quindi voi dovrete mettere i pacchetti nelle loro bustine. Adesso vi faccio vedere un esempio, c'è la bustina e la bustina ha un codice qua davanti nell'etichetta, quindi in base a quel codice voi potete vedere nel capo il codice corrispondente, quindi magari quando provate i capi rimetteteli nelle loro bustine così non sbagliate le buste tra di loro, perché ovviamente voi dovete ridargli il capo nella busta con il suo codice, così loro sanno tutto bene. Quando andate a stampare l'etichetta vi dice che deve essere 10x15 cm. Io nel mio caso ho fatto stampa e avevo la 4 e ho messo il 40% di percentuale come proporzione per stampare. Dopo non so nel vostro caso, ma fate una prova e vedete più o meno come esce. Non è che deve essere proprio perfetta, però all'incirca 10x15. Mettete i capi nel sacchetto, che magari utilizzate quello che vi è arrivato con l'ordine in modo che non dovete trovare altri sacchettini, li rinfilate dentro, chiudete il pacco molto bene e con lo scotch attaccate l'etichetta sopra, o magari se avete le etichette adesive, i fogli adesivi stampate direttamente su quelli, le ritagliate e le attaccate. L'importante è che sia ben salda e quindi dopo durante il viaggio non si stacchi l'etichetta, perché a loro serve. Io ho fatto così, ho rimesso i pacchetti dentro questo sacchettino, ho chiuso bene, ho messo l'etichetta, andate alle poste, glielo consegnate e basta, non dovete fare nient'altro, è veramente semplicissimo. Io appunto sono andata a consegnarle alle poste, adesso sto aspettando che loro ricevano il reso, quindi magari vi aggiornerò ulteriormente. Quindi questo è quanto, il reso è semplicissimo, l'importante è che i capi ovviamente siano rimasti nel loro stato originario. Se avete dei costumi non togliete l'etichetta degli slip, l'etichettina di plastica, perché quella deve rimanere integra, e basta. Penso di avervi detto tutto, spero che questo video comunque vi sia stato utile, anche appunto perché vi ho spiegato come fare il reso, quindi me l'avevate chiesto in tanti, spero vi sia stato utile. Vi ricordo di lasciare un like sotto questo video se vi è piaciuto e di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanella, così sarete sempre aggiornati quando pubblico un nuovo video. E noi ci vediamo nel prossimo, ciao!